Sindaco, Piazza Commestibili, un salone a cielo aperto, grazie a Unite for Beauty 5. Sì, una bella iniziativa che ci ha proposto il nostro amico Marcello Caforio, sostenuto dalla Confcommercio, e che è veramente un dono alla nostra città, al nostro territorio, un inno alla gioia, è una festa. Si unisce l'arte di questi professionisti parrucchieri, che vengono definiti artigiani, ma in questo caso dalle loro capacità emerge che hanno qualità artistiche, quindi si va ben al di là della definizione di artigiano. Stanno lietando la giornata a tutti questi nostri amici che hanno qualche difficoltà in più, per cui veramente una iniziativa gioiosa che ci rende orgogliosi del lavoro che si sta facendo su questo territorio. Presidente, un'importante relazione, collaborazione con l'ATS nel momento in cui si parla di disabilità, anche allo Unite for Beauty 5. Sì, esattamente. Unite for Beauty è un momento, insomma, in cui si dà spazio, diciamo, alle virtù di tanti artisti, no? Che rendono in qualche modo felici per un giorno, ma io direi dobbiamo cercare di renderli felici per sempre, no? Per tutta la vita, chi ha qualche fragilità in più rispetto a noi. Quindi sicuramente merito a chi ha organizzato questa iniziativa e chi la promuove. Noi non potevamo non sostenerla e la sosterremo anche per il futuro, perché riteniamo sia importante che venga, diciamo, il diritto alla bellezza sia concepito come un diritto universale, e noi su questa strada faremo molte cose insieme. Ancora una volta Mesagne si distingue per aver sposato questo genere di iniziativa. Sì, Mesagne ovviamente, diciamo, non è nuova a queste attività, a queste iniziative, per cui, diciamo, la cornice è fantastica, quella di Piazza dei Commestibili, ed è, diciamo, da Mesagne deve arrivare secondo me la spinta, proprio perché, ecco, perché il consorzio ATS Brindisi 4, che fa parte di un territorio più vasto di 9 comuni, potrà, diciamo, amplificare questa onda positiva in tutto il territorio, e perché no anche, appunto, far diventare questo evento un evento di largo respiro a livello provinciale. Ne abbiamo tanto bisogno, perché quando si fanno queste iniziative significa che si ha attenzione verso le fragilità, è una cosa molto importante, perché in questo caso si parla di inclusione reale, concreta. Assessore, i servizi sociali sempre vicini a questo genere di evento? Sì, assolutamente sì, e noi ringraziamo gli organizzatori perché abbiamo regalato un pomeriggio di spensieratezza a tante donne, ma anche a qualche maschietto. È una cosa bella, perché per me è stato emozionante vederle sorridere e farle comprendere anche che la bellezza è per tutti. La bellezza regala ottimismo e regala positività, e quindi anche loro oggi mi hanno confessato di sentirsi molto più pronte ad affrontare la quotidianità. È una cosa molto 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 bella, veramente. Bellezza e integrazione che stringono un connubio, soprattutto in questo anno speciale per la città di Mesagne. Sì, assolutamente. Diceva prima l'organizzatore magistrale, che è Marcello Caforio, che l'umana meraviglia è appunto bellezza. È così, è stato un anno fantastico per la nostra città. Ci auguriamo che l'estate ci regali anche tante nuove emozioni, ma siamo felici di non dimenticare mai che la crescita di una città passa soprattutto attraverso il benessere di tutte e tutti, e quindi regalare anche a chi spesso si sente messo da parte anche una vita più bella, migliore, insomma. Credo che sia innanzitutto la prima ambizione che questa città ha. Ovviamente accanto a questo abbiamo delle prospettive di crescita sociale, culturale ed economica che speriamo possano realizzarsi ogni giorno di più. Presidente, prevenzione, sensibilizzazione, grazie anche a questo genere di evento. Guardi, è uno dei pochi eventi
che parlano di salute mentale, perché dobbiamo dire le cose con le parole giuste, ma che ha saputo unire a questo settore un evento di leggerezza tale che nessuno di noi si è sentito in difficoltà ad avere un approccio di questa natura. Pertanto un'associazione come quella che rappresento, nel momento in cui Marcello Caforio è arrivato da noi a presentarci un progetto di questo genere già 3 anni fa, per poi realizzarlo già in Lombardia, l'abbiamo sposato immediatamente con timidezza, ma l'abbiamo sposato e abbiamo fatto benissimo, perché Vivi Salute, nel momento in cui si muove per creare cultura di prevenzione, ma anche tanta sensibilizzazione a tematiche di carattere sociale che non sempre sono di facile attribuzione, e anche di trovare modalità idonee ad affrontare temi di tale natura, perché il pregiudizio e la difficoltà esiste ancora, soprattutto in persone che professionalmente non hanno attinenza con certi argomenti. Pertanto, o sei un familiare di un disabile, di persone con fragilità di qualunque tipo, fisico, psichico, economico, perché abbiamo anche le povertà che hanno un grande impatto sociale nel tema della salute, perché stare bene non significa soltanto avere gli esami del sangue che sono perfetti, significa avere anche un mondo relazionale sano, significa sentirsi bene con se stessi e riconoscersi in uno specchio come adeguati a ciò che si è e non a ciò che si vorrebbe essere, perché già in quel momento c'è qualcosa che non va. E noi saremmo dei disabili in quel momento, non stando bene con noi stessi, viveremmo la stessa sensazione che vivono i nostri ragazzi, che non vengono guidati verso una percezione di un sé corporeo che è quello umano, quello dell'umana bellezza, che tanto è cara anche a questa città. Marcello, un premio forse inaspettato ma gradito. Eh sì, è un'emozione grande quella che sto provando, perché questo premio non me l'aspettavo. Ho sempre premiato tutti io e questo premio non me l'aspettavo davvero. È un grande riconoscimento, un premio nazionale da vivisalute.org, dove qualche anno fa ho realizzato United for Beauty 3, se non sbaglio, 3 a Milano. E dunque adesso averli qui, avere la Presidente qui che mi viene a consegnare un premio, no, veramente non me l'aspettavo. È il premio a un lavoro che da anni conto di portare avanti, grazie. Unire la bellezza alle difficoltà sociali. Ho unito le mie due grandi passioni, la passione per il lavoro e la passione e la sensibilità per gli altri, per cui questo evento mi rappresenta appieno e ho fatto in modo che in tanti mi seguissero. E qui a Mesagne perché? Perché comunque Mesagne rappresentava un binomio di parole che mi hanno colpito, umana meraviglia. Mesagne si è candidata come città della cultura e umana meraviglia l'ho rubato, perché in effetti io cercavo due parole che potessero rappresentare insieme United for Beauty, e il sottotitolo di United for Beauty è proprio l'umana meraviglia della bellezza. E dunque stasera ci troviamo qui a festeggiare, a far sì che questo evento per la quinta volta unisca queste due forze, la bellezza e la solidarietà, e non posso che essere felice. Mesagne mi ha accolto, il sindaco mi ha promesso che sicuramente il prossimo obiettivo sarà quello di portare questo evento sul lungomare di Brindisi. Io ci credo e lavoreremo affinché il prossimo anno saremo accanto al mare, perché il mare vuol dire anche libertà, per cui uniremo queste tre grandi parole, libertà e umana meraviglia.
che dire, sono felice. C'è stata una partecipazione importante, abbiamo avuto 40 stilisti, abbiamo avuto 60 ospiti, abbiamo uno spettacolo che è in corso e andrà avanti per la serata, e poi è inutile che faccia tanti nomi, tutti coloro che appartengono a questa fascia, a questa pashmina che rappresenta i colori di Mesagne ma anche dell'Ucraina in questo momento. Sono tutti ospiti che sono gratuiti, vengono per amicizia e vengono perché credono in questo progetto. Presidente, una stretta collaborazione con Marcello Caforio per la buona riuscita di Unite for Beauty 5. Sì, sì, è da stamattina. Marcello veramente è un grande, perché oltre a fare il suo lavoro come parrucchiere, ma sta facendo anche l'operaio da stamattina per organizzare tutto per il meglio per questo evento. E siamo soddisfatti della riuscita di questo evento, perché i ragazzi che sono arrivati da tutte le strutture sono arrivati con un entusiasmo grande qui sul territorio, veramente grande. E poi grazie a Marcello che ha scelto anche Mesagne come per fare questa iniziativa, quindi noi l'abbiamo supportato alla grande, perché è un'iniziativa veramente bella. E poi Mesagne, visto che era stata candidata come città della cultura, quindi non potevamo non dire no a questo evento. Qual è il rapporto che vi lega, che insomma è datato e che vi lega a una persona che non c'è più? Allora, il rapporto tra me e Marcello è da 5 anni e ci lega una grande persona, Tommaso Mola, che era il presidente della cooperativa Solidale. Perché Tommaso portava questi pazienti nello studio di parrucchiere da Marcello a Latiano, e da lì è nata l'idea poi di fare questa iniziativa. Io l'ho supportato sempre, perché anche io ho una struttura psichiatrica e quindi c'erano dei miei pazienti, e quindi abbiamo sempre supportato insieme a Tommaso questo evento. E continuerò a supportare Marcello per questo evento, per farlo diventare ancora più grande di com'è. Quindi anche chiedere aiuto agli assessori della Regione Puglia, al sindaco di Mesagne, al sindaco di Brindisi, a tutti i sindaci, perché a tutti, al presidente del consorzio, un po' a tutti gli enti che fanno parte delle istituzioni. Perché questo è un evento veramente che va dato valore. Presidente, Mesagne ospita Unite for Beauty 5, uno degli eventi più eccezionali dell'estate mesagnese. Sì, siamo lieti di essere stati scelti come piazza quest'anno a Mesagne, soprattutto dopo che il terzo anno è stata accolta a Milano, quindi nel comune milanese, nell'ambasciata Teulier. Per noi è stato un grande motivo di orgoglio. È stato collegato a quella che era la nostra candidatura a capitale della cultura, e quindi uno degli slogan utilizzati per Unite for Beauty 5 è appunto quella dell'umana meraviglia. Siamo ospitati in Piazza Commestibili, una delle piazze più suggestive, e si è creato, ecco, un ambiente di un salone più grande d'Italia, tante postazioni, tanti professionisti al servizio di queste persone che hanno dentro di loro una bellezza e un'integrazione da ricercare. La scelta di Piazza Commestibili non è stata una scelta casuale, è stata fortemente voluta da Marcello Caforio, ci teneva tanto proprio per ricreare questo salone. Il fatto che fosse una cornice chiusa e ristretta rendeva molto di più l'idea di questo salone a cielo aperto. E il sindaco Tony Mattarelli ha sposato subito la causa, quindi è stato subito favorevole, è stata arredata con gli alberi, quindi abbiamo cercato veramente di ricreare una cornice magica per questo giorno. D'ora in poi che cosa avverrà per questo evento? L'evento quest'anno è stato patrocinato da Confcommercio, quindi Confcommercio ha offerto un supporto non solo economico ma anche morale, ma soprattutto un aiuto concreto. Quindi ci siamo occupati di tutta la parte burocratica, pratica, ma soprattutto l'interesse era quello di portare i commercianti mesagnesi ad una collaborazione viva tra pubblico e privato. A questo dobbiamo dire un grande grazie all'amministrazione comunale, perché ci ha aiutato passo dopo passo, è stata sempre presente, e a tutti i nostri associati che si sono resi partecipi a questa iniziativa e l'hanno sposata sin dal primo momento. Maestro, tanta l'esperienza maturata negli anni, tante le esigenze delle clienti alle quali ha dovuto rispondere. Sì, in effetti sono appena 50 anni di esperienza, e questo di questa sera in questa location è qualcosa di favoloso.
e poi è una questione intima, è una questione veramente di poter dare alla gente disabile, alla gente che non può, quel pizzico di bellezza che da anni sembra che lo desiderano, e per me è un qualcosa di molto molto toccante, per cui ho fatto un bel po' di strada per arrivare qui. Dopo 50 anni di esperienza, questa è l'esperienza forse anche più bella, donare bellezza. Il parrucchiere, la voce parrucchiere, significa lo specchio della bellezza altrui. Spesso il parrucchiere è anche considerato uno psicologo, un amico al quale confidare le proprie confidenze. Sì, in effetti il parrucchiere dovrebbe essere un psicologo e mantenere il segreto di tutti quelli che vengono a confidarsi, perché sentire tutte le varie storie delle clienti, tutte le varie esigenze che hanno e che si confidano, vuol dire il massimo della fiducia e il rispetto altrui. Qual è l'invito che lei fa ai giovani professionisti che si affacciano a questo mondo? Allora, io personalmente posso dare loro delle nozioni, perché dopo tanti anni di esperienza, passati dal bambino che giocava con le bambole al signore che si è trovato tra le mani, a tutte le clienti con delle esigenze diverse, sia nei colori, nei tagli, nelle permanenti, nel colore mesh, cioè abbiamo una vasta, vasta esperienza per poter dire loro: fate ciò che il parrucchiere vi consiglia, perché se lo consiglia evidentemente sa quello che vuole e sa quello che fa. Azzurra, tanti anni nell'esperienza della musica fino ad arrivare ai brani inediti, qual è l'emozione? L'emozione è immensa, perché sono tanti anni di gavetta, come hai detto tu, e continuo a farla pur di amare e vivere la mia passione. Anche poi un giorno ti svegli con delle consapevolezze maggiori, no? Oltre alla voce, oltre alle serate, poi arriva una luce dentro di te che ti dice: scrivi, componi, tanto la musica la conosci, la senti, falla sentire anche gli altri, e quindi l'emozione è immensa, come ti dicevo prima. Qual è il tema che maggiormente ti ha colpito e hai poi portato in musica nelle tue canzoni? Allora, tutto molto autobiografico, perché quando scrivo, appunto, scrivo parlando un po' di me, sperando che la gente, oltre che arrivare la mia storia, possa fare della mia canzone la sua storia, la propria storia. Quindi dalle mie esperienze cerco di condividerle con tutto il pubblico, affinché possano sentirsi parte e partecipi delle mie canzoni. Tu sei di Mesagne, fuori onda mi dicevi che questa sera presenti il tuo lavoro inedito, lo presenti nel tuo paese d'origine, questo ti rende sicuramente orgogliosa. Orgogliosa ed emozionata. Cantare fuori sì, è emozionante, ma cantare nel proprio paese d'origine è un'emozione molto più grande, e soprattutto cantare ciò che io ho scritto e ciò che io ho composto, insieme all'aiuto chiaramente di chi crede in te, quindi produttori, etichetta discografica e soprattutto famiglia e persone care che ci sono nella mia vita, grazie a Dio. L'evento di questa sera è un evento molto particolare, che sposa la bellezza e l'integrazione. Qual è l'emozione nel partecipare questa sera, sicuramente presentando il tuo lavoro, ma soprattutto sposando quello che è il progetto di Marcello Caforio? Sì, lo sposo completamente, anche perché proprio le mie canzoni, tra cui una si chiama Ora Puoi, quindi sì, è vero, è autobiografico, però cerco sempre di trasmetterlo agli altri. Appunto, Ora Puoi parla di qualsiasi esperienza personale e parla di non mollare, di sognare, la vita è una, e quindi spero, insomma, che arrivi sempre a tutti, ecco, appunto. Ecco perché lo sposo, e spero che le mie canzoni, appunto, possano coccolare e dare forza a chiunque, oltre che a me stessa, appunto. Come nasce il progetto Cromofobia? Cromofobia nasce da una scommessa che abbiamo fatto con DJ Nook, che è un mio fratello, con cui abbiamo avuto una diatriba per, lo possiamo dire questo, no? Una diatriba per 15 anni di vita. Non ci guardavamo in faccia, e con l'architetto, un mio compagno di avventure storiche, Sechat, Gian Piero Conserva, in arte Sechat,
Niente, io vengo dalla musica classica e Francesco, noi siamo due producer, viene invece dall'underground, dalla musica hip hop. Così abbiamo deciso di unire un po' le nostre conoscenze e da lì è nato Cromofobia. Che mi dicevi fuori onda significa paura dei colori. Paura dei colori, sì. Questo è un bello svarione, diciamo così. Paura dei colori, perché noi di solito nella vita diamo la vera assiomatica, questa cosa che sto per dire, facciamo tutto meno quello che vogliamo fare veramente, no? Io vengo dalla musica classica, lui viene dall'hip hop e quindi ci troviamo a fare musica elettronica che è completamente diversa da quello che abbiamo fatto finora. Quando noi guardiamo un colore, ad esempio il rosso, a livello fisico, quindi scientifico, identifichiamo tutti i colori meno il colore che abbiamo identificato. Cioè noi guardiamo tutti i colori, l'insieme di tutti i colori ci dà il rosso, ma proprio il rosso manca. E quindi ci troviamo a fare proprio, per parallelismo perfetto, tutto meno quello che vogliamo fare nella nostra vita, cioè musica elettronica. Così abbiamo deciso di chiamarci Cromofobia, cioè la paura dei colori, cioè della non identificazione del colore stesso e quindi di quello che vogliamo fare. Tant'è vero che il nostro genere musicale spazia dal funk all'house, all'elettronica, oggi vuol dire tante cose e non vuol dire niente. E quindi cerchiamo di fare quello che ci viene, no? Se sei triste rispondi in un modo, se sei nervosa rispondi in un altro. È quello che facciamo noi. Ci serviamo della musica in funzione delle nostre emozioni e cerchiamo di trasdurre tutto. E cosa ha rappresentato per voi essere presenti a questo evento? Beh, questo evento è un evento molto importante. Noi abbiamo accettato fin da subito l'invito di Verdiana e di Marcello. E, avere sensibilità per certe tematiche, alcune tematiche molto importanti, credo che sia doveroso da parte di un pubblico giovanile che oggi purtroppo i miei coetanei dimenticano alcune sensibilità profonde. Quindi questo per noi non è un sacrificio, ma bensì rappresenta una vera vera situazione di quello che noi vogliamo esprimere nel nostro progetto, no? Che sono, io ad esempio dono i capelli al reparto oncologico per fare parrucche per la gente che ha tumori e quant'altro da 10 anni, no? Quindi questa sensibilità oggi deve essere sottolineata e maggiormente rafforzata, secondo me, da parte sia degli enti sia delle associazioni. Credo che sia un impegno che dobbiamo prendere a livello di società, anche qui al sud. Di solito il sud è sempre un po' coperto da queste cose, però penso che sia una cosa molto importante, sì. Presentiamo il resto della band. Il resto della band è formato da DJ Nook, non so se lasciare il microfono o meno, si può fare questa cosa? Sì. Ciao, ciao Idea Radio, grazie a tutta l'organizzazione per questo evento. Io sono invece Giampiero Conserva, in arte Se Shut, il sassofonista che si è unito in questa grande avventura. Bene, noi ci salutiamo, grazie per essere stati con noi. E prossimi progetti futuri? L'1 luglio uscirà il nuovo, lo possiamo dire questo, no? Il nuovo singolo. Facciamo uno spoiler sul titolo? Lo possiamo dire, allora lo dici tu, dai. I Know You Wanna Dance, 1 luglio. 1 luglio a mezzanotte, venerdì 1 luglio, sì. Prossimi progetti, abbiamo 40 date quest'estate, un giro un po' per tutta l'Italia e ci divertiamo così, quindi ci vediamo in live e tanta roba.